amici amici, come state? Dunque, oggi vi faccio un video dove vi faccio vedere una parte della scorta dei miei trucchi o di quei trucchi che uso poco, e quindi li tengo tutti qui. In questa valigetta trasparente. Pulendo, sistemando l'armadio, l'ho trovata, perché a volte mi dimentico anche dove metto le cose, talmente ne ho tante che se poi è messa in una parte di armadio che uso ben poco, rimane lì nel dimenticatoio, quindi l'ho ritrovata. E adesso voglio mostrarvi il contenuto. Mi piace tantissimo il suono della plastica. Ed è molto pratica da portare in viaggio. Ha questa tasca esterna abbastanza grande. E adesso vi mostro il contenuto. Aprendola mi saltano subito fuori altre spugnette, vedete quante? Sono di varie forme e adesso non le adopero molto perché non mi sto truccando, visto che devo indossare la mascherina e poi in casa il trucco ovviamente non mi serve, quindi in questo periodo trucco solamente gli occhi senza mettere fondotinta, metto solamente una base di crema idratante come sempre, e che non deve mai mancare ovviamente, però non metto più fondotinta, cipria, non metto niente, e quindi queste spugnette sono ancora nuove. Abbiamo queste rettangolari. Poi abbiamo questi di questa forma un po' a cuneo che io adopero nella zona del contorno occhi per andare a tamponare il correttore col fondotinta. Sono molto comode perché si possono utilizzare sia di qua che i lati più sottili per arrivare nei punti più difficili dove il correttore e il fondotinta vanno a inserirsi nelle pieghette degli occhi. Con questi riesco bene ad arrivare negli angolini. Vediamo qua. Allora, questi dovrebbero essere dei pennelli, se non sbaglio, eh? Sì, sono dei pennelli di scorta nuovi. Sottili a lingua di gatto, che io solitamente utilizzo per mettere l'ombretto nella rima inferiore dell'occhio dopo aver messo la matita, perché è molto sottile, quindi fa una bella linea netta. Poi un altro pennello è questo, vedete, hanno tutto. Li tengo con la carta perché rimangono più puliti e non si riempiono di polvere. Questo è anche a lingua di gatto, però più grosso, serve per applicare il fondotinta liquido. Poi, vediamo qua, ah, ecco, questo è anche molto sottile, però come vedete ha un taglio a sbiego e solitamente lo adopero per l'eyeliner e sfumarla. Erano di più, però si vede che gli altri li sto già adoperando, adesso non ricordo.
Poi abbiamo questo bel pennellone paffuto, morbidissimo, che serve per applicare la terra oppure la cipria, volendo anche il fard o il blush. Insomma, è molto bello, morbidissimo, e lo tengo lì di scorta, perché dopo un tot di anni i pennelli ovviamente si usurano e non si possono più utilizzare. Insomma, una volta che fanno il loro corso, basta. E come vedete sono ben ordinati all'interno di questo sacchettino molto comodo. Questi vi ricordo che li avevo presi su Amazon. La marca è Enew. Ok, andiamo avanti. Dunque, abbiamo diverse palette. Ho questa, che è praticamente vuota, e serve praticamente da portare in viaggio e inserirci all'interno le ciardine di ombretti che uno adopera di più, praticamente in una palette con delle ciardine staccabili. E ovviamente non utilizziamo spesso tutti i colori, però se dobbiamo andare via da qualche parte, possiamo staccare e mettere qui quelle che adoperiamo di più, anche quelle dei blush, dei fard. Insomma, è molto comoda. Non ho ancora avuto l'occasione di utilizzarla perché ultimamente non ho fatto nessun viaggio, però conto quanto prima si riuscirà a farlo, di portarmela dietro. Poi vediamo un po', vi faccio vedere un po' i palette che forse avrete già visto. Allora, la prima è questa, molto molto bella, guardate questo riflesso olografico sugli occhi, stupendo. Esterno. E questi sono i colori, sono dei colori molto caldi, adatti alla stagione estiva secondo me, sia con un incarnato chiaro che con un incarnato medio. Insomma, abbiamo dei colori che vanno dal rosa al pesca, alcuni sono glitterati tipo questo arancio qui. Abbiamo dei colori pastello e questi sono veramente molto molto scriventi, molto bello anche questo qui, questo salmone e questo fucsia. E come vi stavo dicendo, sono dei colori molto scriventi e la adopero principalmente d'estate, questa palettina qui. Tra l'altro dovrebbe essere una copia di una nota marca che, vabbè, comunque sia. Poi sposto questo perché sennò veramente non riesco a farvi vedere nulla. L'altra è questa, che vi avevo già mostrato in qualche altro video precedente. Questi sono colori prettamente invernali secondo me. Dei colori neutri o di transizione come i beige e i marroncini, e poi abbiamo dei colori molto freddi, come potete vedere viola, tortora, grigio, verde e ce n'è abbastanza. Insomma, sono 4, 8, 9, 16, 20, 24, 28 colori, però amici, ne ho talmente tanti che mi sono ripromessa di non acquistare più ombretti, perché veramente ne ho tanti tanti. Poi un'altra palette è questa, però è di illuminanti,
l'ho pagata 6 euro. Allora, sono questi. Abbiamo due fard e due illuminanti. Un fard rosa pescato, un fard un po' più scuro. E poi abbiamo questi due illuminanti. Uno color champagne, che è questo, e uno color rosa, che è questo qui. Non ve li sboccio perché perderei troppo tempo. Comunque, se vi va, un'altra volta ve li faccio vedere. Ok? Il packaging è spettacolare, molto estivo. E anche questa la adopero d'estate. Poi, anche queste probabilmente ve le ho già fatte vedere. Questa si chiama Nude, l'ho pagata sempre 6 euro. Come vedete è nuova, immacolata, utilizzata veramente pochissimo. Però adesso mi riprometto di metterle in giro e di usarle. Visto che trucco solo gli occhi, magari ne approfitto per usare magari con qualche colore più vivace. Scusate per i riflessi, ma... Ok. Questi sono dei colori un po' più neutri. Poi l'altra è questa. Minerals. Ah, queste le ho prese da Primark qualche anno fa. Questi sono dei colori molto primaverili per questo periodo. Io non adopero i colori troppo chiari perché non mi piacciono sull'occhio. I colori chiari vanno bene perché ha gli occhi un po' infossati, un po' più profondi. Ok. Minerals. Poi cosa mi è rimasto? Quest'altra qui, sempre da Primark, e più o meno agli stessi colori delle altre. Aspettate che ve lo faccio vedere così perché ha uno specchietto. Ok, i colori sono questi. Ok, e sono 2, 4, 6, 8, 10 colori neutri di transizione praticamente. Poi ho la mia paletta dei nude che adopero praticamente tutti i giorni, però ve l'ho fatta vedere anche in altri video, che una gentilissima iscritta di voi mi ha regalato perché ce l'avevo nella wishlist Amazon e quindi è stata veramente carinissima l'anno scorso e me l'ha regalata. E quella la adopero tutti i giorni. Poi vi faccio vedere l'ultima. Eccola qui, che è questa. Questa mi è stata regalata quando ho acquistato un'altra palette che ho finito perché ho utilizzato veramente tutti i colori perché era la palette che faceva il mio caso. È difficile che io mi trovi bene con tutti i colori, quindi ce ne sono alcuni che non uso mai, tipo quelli chiarissimi, e devo dire che in tutte le palettine li troviamo quelli chiari perché giustamente vanno da base per poi applicare quello un po' più scuro o colorato sopra, però io proprio la base chiara non la metto mai. Piuttosto metto un neutro, un nude, sul marroncino beige. E questa qui, vi dicevo, mi è stata regalata. Ve la faccio vedere perché sopra lo specchietto. Con un'altra palette che avevo preso e non l'ho più trovata la palette come quella. E questa mi è stata regalata proprio dopo aver acquistato quella palettina lì. Sono dei colori molto belli e applicati non sono così forti come sembrano, ma sfumati sono proprio belli e stili. Vedete, abbiamo un azzurro intenso, un celeste di viola, un verde acido, dei rosa, un fucsia, un beige, un salmone e questo chiaro che non adopererò mai. Anche questo forse, no, forse questo sì, è un po' più scuretto. E comunque queste sono le palettine e qualche spugnetta che ho di scorta all'interno di questo beauty. È comodo appunto perché ha i manici e quindi anche per tenerci le cose di scorta all'interno, poi io lo ripongo su in alto nell'armadio e non dà fastidio e vedo subito cosa c'è all'interno perché in tante borse dove tengo delle cose dentro devo andarle ad aprire e
perdo un sacco di tempo. Invece questa qui è trasparente, si vede tutto benissimo. E poi vi ripeto, per un viaggio o magari andate a dormire da un'amica, da un parente, ve la portate dietro. Potete mettere sia i trucchi che le cose per l'igiene personale, insomma. Ed è anche molto capiente, eh? Amiche, il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio grandissimo. A presto, ciao.